In questo momento lei sta guidando un simulatore. Possiamo simulare qualunque auto. Immagini che questa sia un'auto elettrica. Grazie a queste apparecchiature possiamo studiare l'impatto del suo stile di guida sull'efficienza e la durata della batteria. L'obiettivo è di aumentare la distanza che un'auto può percorrere prima che la batteria si scarichi. Ecco dove Stati Uniti e Cina uniscono le loro forze per cercare di rimuovere gli scogli su cui finora si è infranto il sogno di vedere sulle strade auto che non inquinano. Questo istituto universitario, che sorge a Canton, è frutto della cooperazione tra l'Università Carnegie Mellon, una delle più prestigiose degli Stati Uniti, e l'Università Sun Yat-sen, la migliore del Guangdong. La ragione per cui il brillante futuro delle auto elettriche non si è ancora visto è nelle batterie. Quelle attuali sono ancora troppo pesanti, care e si deteriorano troppo rapidamente. Stiamo vivendo però una fase emozionante. Si stanno facendo molti progressi nella tecnologia delle batterie. Una delle ricerche condotte in questo istituto è tesa a rendere le batterie intelligenti, almeno più intelligenti dei conducenti, che con una guida aggressiva possono ridurne la durata fino al 30%. Dentro questa camera climatica ci sono celle di batterie. Vengono sottoposte a cicli di carica e scarica, secondo modelli creati dai miei studenti. L'obiettivo è di migliorarne l'efficienza, di prolungarne la vita e di aumentare l'autonomia dei veicoli elettrici. Sul terreno della ricerca accademica, Stati Uniti e Cina collaborano. Ma i colossi automobilistici dei due paesi sono in competizione agguerrita per aggiudicarsi la fetta più grande della torta. E la Cina sembra in vantaggio. Entrambi i paesi hanno politiche di incentivi, ma la Cina ha una marcia in più. Dallo scorso anno ha cominciato a costruire l'infrastruttura, le stazioni di ricarica. Inoltre i cinesi sono invogliati ad acquistare auto elettriche anche perché ottenere una targa per un'auto a benzina è difficile. L'istituto attira i migliori studenti da tutto il mondo. Io sono di Istanbul, ho studenti cinesi, iraniani, indiani, pakistani, colombiani. È una comunità internazionale. Ognuno guarda le cose da una prospettiva diversa e insieme si possono trovare le soluzioni migliori. Per l'innovazione questo è l'ambiente più adatto. Caroline Chao è di Shanghai, è tornata in Cina dopo un dottorato negli USA. È un ponte tra due mondi, est e ovest, che faticano a capirsi. Both culture has advantage and disadvantage for me. After I came to United States, entrambe le culture hanno vantaggi e svantaggi. Negli Stati Uniti è diverso da qui. Forse c'è più libertà, ma in Cina i rapporti interpersonali sono più profondi. Dopo aver vissuto in entrambi i paesi, penso di riuscire ad andare d'accordo con gente di tutto il mondo, non importa da dove proviene. Thank you.